Eccoci tornati su Rust, è praticamente spawnata la cassa all'aeroporto, quindi direi che ci proviamo un po' in giro e speriamo bene. Magari riusciamo a raccattare qualcosa e magari riusciamo anche a trovare qualcuno. Ma che cazzo? No, non capivo se era un naked o era armato, tipo. Ole. Thank you so much. Ora probabilmente mi pusho, però a questo punto c'è un Thompson a gratis. Perché non buttarlo in base, no? Lasciamo un attimo in base e poi torniamo indietro. Pensa che tipo volevano raidare il tizio di fronte quelli. Io non so che base c'è là in fondo, ma tipo de continuo chiamano 3, 5, 2 airdrop, cioè cose allucinanti. E nulla, mi sa che si sono di nuovo rifugiati nel tetto, sapete? Anche perché non vedo movimento fuori. Peccato. E nulla, andiamo a vedere l'aeroporto, in teoria c'è ancora Akas. Visto che avevamo un bel po' di roba, ho detto a sto punto piuttosto ci facciamo un MP5, ci andiamo a fare un giro con questo, magari. Ci abbiamo un po' di fortuna, riusciamo a trovare qualcuno. Visto che comunque, diciamo tutto sommato, la zona più attiva mi sembra tipo K19, più o meno sto quadrante qui. Quindi andiamo a dare un'occhiata lì. Ora probabilmente l'ho detto e non c'è un'anima. Peccato per la cassa all'aeroporto, non siamo riusciti a beccarla. Allora qua davanti sicuro ci sono i tizi che camperano sul tetto, 100-100. Sto a morire freddo, fammi togliere almeno i guanti perché altrimenti è finita. Meno 16. Cavolo, quanti cazzo di colpi ci vogliono? Ammazzo. Guarda. Grazie. Un po' di loot. Meglio di niente. Anche se il silenziatore mi sa che lo tolgo perché mi fa veramente una mazza di danno altrimenti. Guardate le torrette quanto sono cattive. Mamma mia. Non ci credo che sta a fanotto però, eh. Non mi sembra proprio giusto. A questo punto, come sapesse comunque, dobbiamo aspettare che fa giorno, visto che gira di notte. Diciamo che se muore dal freddo, soprattutto con sto set. Facciamo una cosa. C'ho 630 di fertilizzante. Porca miseria, penso che è una persona. 630 di fertilizzante, ci facciamo un bel po' di rottame. Compriamo magari un po' di legno. Sarebbe male, no? Tra l'altro ci avrei anche un po' di voglia di andare a fare il laboratorio sott'acqua. L'unico problema, sapete qual è? L'inventario. Nel senso che tutti questi slot, diciamo che sono abbastanza pochi per andare là sotto. Quindi nulla, ma sa che piuttosto per fare l'underwater lab aspettiamo un attimino. Vediamo magari settimana prossima che Francesco fa il turno di sera. Magari dopo pomeriggio registro con lui l'underwater lab, visto che così. Con due inventari, diciamo, portiamo indietro un bel po' di roba. Magari ci andiamo a fare un giro al tunnel militare. Ci potrebbe stare, no? Praticamente mentre scambiavo il fertilizzante per i rottami è diventato giorno. Anche se ancora non ho finito, ne mancano 84. Giusto un attimo, finiamo un attimino, li lascio in base e poi ci facciamo un giro verso il tunnel militare. Allora, ho praticamente lasciato tutto quanto in base, o meglio, tutti i rottami. Ne abbiamo fatti tipo 900. In più ci abbiamo anche la torcia, visto che non so quanto se ci vede nel tunnel militare. Più che altro speriamo con le radiazioni ce la facciamo, 18%. No, infatti, ce la facciamo con le radiazioni. Che stupido. Nulla, dovevo venire con la tuta. Porca miseria. E nulla, a questo punto conviene andare al cantiere dei treni. Perché con la stessa distanza arrivo in base. A questo punto andiamo lì che non ci siamo mandati. Vediamo anche com'è la zona lì, no? Magari un po' più attiva. Ho sentito sparare. Ok. Vediamo se riusciamo a trovare dove sono questi. In teoria sono qua davanti. Anche se in mezzo a tutti sti alberi, insomma. Vedi qualcuno non è proprio semplice. Io vi giuro che non capisco dove stanno a sparare. Stiamo saccando la torretta, sapete? Se qualcuno tipo qua davanti alla torretta gli spara. Questo che cavolo c'aveva, la pistola, il revolver.
pazzo. Ma ok, cercavo un po' di PvP, ma non intendevo questo in realtà. Ma tu guarda questo, ma che cazzo? Mi sembra che ce n'era un altro tipo. Sono sbagliato. Mi era sembrato che erano due, stavo qua il giro, ma mi sono sbagliato evidentemente. Un po' di colpi, un po' di band, li apprezzo. Insomma. Mi piacerebbe trovare qualcuno con un'arma vera, no? Anche perché se disgraziatamente muoio da uno col revolver, con l'MP5 ci faccio una figuraccia che non finisce più. Ma che cavolo? What? Ok. È morto qualcuno in safe dal bot. Evidentemente l'ha tipo steso. E lui, come dire, ha gattonato verso la safe. Potrei tornare indietro, ma alla fine non c'è una mazza, quindi piuttosto conviene fare un altro giro, vediamo se riusciamo a beccare qualcun altro, magari qualcuno che c'ha un po' di roba, no? Anche perché sono pieno di band, sembra una cazzo di mummie. Siamo praticamente ritornati indietro, a sto punto sapete che vi dico, prendo una tessera blu, visto che in teoria ce l'abbiamo, me ne andrei tipo all'impianto dell'acqua, visto che ancora fino a laggiù non ci sono arrivato, visto che mappa è 4000, quindi insomma... È un bel po' di strada. Allora, lasciamo un attimino tutto. Tutte queste pistole, veramente, non so che farne. Magari poi le metto nella vending machine per 1000 di legno. Ci può anche stare, no? Lascio tutte le bende. Cibo, stiamo a posto. Lasciamo tutto. La torcia... La lascio. Non ci faccio niente. Mi tengo soltanto un po' di bende. Tipo così. Recupero un attimo un fusibile e la tessera blu. E ce ne andiamo. Tra l'altro sta passando anche la carta, però senza barca. Ah, vedo un po' brutta. Come stamina sta messa anche bene. Ora speriamo che ci riusciamo ad arrivare, visto che è un bel po' lontano, mettiamola così. Ce ne andiamo da qui. Porca miseria. Secondo me è morto. No, non ci credo che è vivo. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che panino è, oh? Porca miseria. What? Ci sta capendo cazzo. Ok, killato. Speriamo che era quello che mi sparava. In realtà no. C'ho veramente poche medikit. Di ring, scusate. Mica lo vedo. Lui però mi vede, pazzesco, va bene. Pazzesco quando non c'è gente e quando ci sono quattro persone, allucinante. Allora, diciamo che non fa niente che siamo morti. È stata una morte abbastanza triste, nel senso che alla fine un tizio mi è scappato potenzialmente a poco, visto che comunque ha piato una decina di hit. Poi c'era un altro con l'arco, non si sa da dove cazzo stava a sparare le frecce, assurdo. E nulla, poi c'era quello con l'Azmat che c'avevo dietro, killato pure quello. Cioè, killato quello perché l'altro mi è scappato. Era evidentemente immortale. Quello col Thompson non si sa come cazzo mi faceva vedere nel cespuglio. Quindi, boh, va a capire. C'ho 3 LR, quasi quasi uno lo piglio. Sto punto, come si dice, con sto prezzo.
un po' di colpi. 128 mi sa che sono un po' tanti, però speriamo che non faccia una cazzata. Ci vorrei soltanto mettere il laser. Laser, ecco, da qui ne faccio due, così uno lo tengo da parte. Allora, piccolo taglio dopo, ci siamo riequipaggiati. C'è di nuovo il set. Solo a sto giro ho fatti quanti. Questi qua in tela, che in teoria 4% di resistenza al freddo in più è, me è meglio di meno 8%, no? Quindi nulla, ci andiamo a fare un giro verso l'aeroporto. O meglio, ci faccio un giro tipo verso di qui e poi tagliamo verso dove siamo morti, no? Visto che a quanto pare lì era abbastanza affollato, ci ritorniamo. Vorrei evitare di aggredire l'orso, visto che altrimenti spreco colpi e non c'è nemmeno niente per raccogliere, no? Orsetto, per favore, rimani lì, grazie. Non ci sono i tizi sul tetto, perché devo dire che non è male, no? Allora, noi siamo morti praticamente più o meno lì davanti, quindi cerchiamo di stare attenti. Probabilmente non c'è un'anima, però non si sa mai. Peccato che quello che ho killato con l'Azpat non sono riuscito a lottarlo, così magari c'è qualche siringa in più. Tra l'altro ha lasciato la Python, quindi a sto punto, perché no? Camminando, camminando, siamo praticamente quasi arrivati alla gas station. Però le persone in giro non c'è l'ombra. È assurdo, a volte trovate magari 4-5 persone allo stesso punto, e a volte magari non c'è un'anima. Mi sembrava sentire passi, ma mi sono sbagliato evidentemente. Già che non c'è la cassa fuori, vuol dire che qualcuno effettivamente ci è passato, anche se c'è quella lì. Quindi non c'è nessuno, in teoria. Che cavolo stanno a fare? Ma? Che cavolo sto a vedere? Ok, davvero davvero strano. Evidentemente hanno messo un muro male, potenzialmente. È stata una spaccata fuori. Proviamo a dare un'occhiata al cantiere dei treni, visto che ci siamo. Tanto non è che c'ho tantissima roba nell'inventario, anche se ci moriamo non è la fine del mondo, no? Certo che se riuscisse a killare qualcuno che è pieno di roba, mi farebbe anche piacere, no? Vediamo se si ferma. Non capisco se è fermato oppure ha continuato, tipo. Sapete quante risate faccio, tipo, i chilometri per scendere giù? Noi andiamo giù e gli spari erano sopra. Sarebbe tipo tristissimo. Ma forse ci sono qua. Io non riesco a capire se sono sotto, se sono sopra. Togliamo magari il laser. Credo che sono tipo qua davanti. Soltanto guardate, non vorrei trovare qualcuno dietro. Non credo che mi ha visto. Spero. Devo avvicinare però, perché altrimenti è un casino. Porca miseria, ho missato. Come cazzo mi vede lui? Diciamo che qua è una situazione del cavolo. Pensate veramente una mazza. Un paio di hit gliel'ho fatto. No, ancora là dietro. Me ne provo a tirare due, se non mi push. Mi sembra uno con tanti, come dire, gioielli di famiglia. Sta faccia. Diciamo che è fatto un po' male. Che cazzo mi ha preso? Sono probabilmente morto. Porca miseria, è mortale questo. Che palle. In realtà la cosa più triste, avevo lasciato 11 di vita. E nulla, sta diventando anche notte, quindi direi che per oggi è tutto.
Praticamente ho registrato 2 ore e mezza, 3, quindi spero che non venga un video cortissimo, anche se devo dire la verità, siamo andati a giro veramente un casino, ma tantissimo. Purtroppo per trovare un po' di gente è sempre un casino. Poi magari trovate quel tizio e ne arrivano altri 5 e non si capisce più una mazza. A parte questo nulla, purtroppo nella metro probabilmente ho sbagliato a pusharlo, ma proprio come l'ho pushato ho sbagliato. Anche se era rimasta 11 di vita, bastava mezzo hit in più. Vabbè, pace. Quindi nulla. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!